Non permettere che il mio cuore sia attirato da alcuna cosa malvagia. Per commettere opere malvagie con gli operatori di iniquità e fa che io non mangi dei loro cibi squisiti. Questo è un salmo da leggere e da utilizzare come preghiera nel momento in cui ci sentiamo deboli, dinanzi alla prova e alle tentazioni. Le trappole nelle quali rischiamo di cadere sono legate a ciò che può uscire dalla nostra bocca. Le parole possono ferire più di ogni altra azione. Ecco perché, come Davide, dobbiamo invocare Dio affinché sorvegli l'uscio delle nostre labbra. Le parole malvagie però hanno origine da pensieri malvagi. Ecco perché Davide chiede che venga custodito anche il proprio cuore. Egli desidera essere preservato dal compiere qualsiasi azione iniqua. In questo versetto c'è un aspetto che mi colpisce particolarmente. Ed è la parte finale in cui Davide prega chiedendo a Dio di non mangiare più cibi squisiti. Altre versioni traducono cibi squisiti con delizie, ma il concetto non cambia. Ciò che mi porta a riflettere più attentamente è che il fatto per ogni essere umano normale, soprattutto per coloro che si dichiarano cristiani, è abbastanza facile starsene lontano dalle cose malvagie. Vorrei azzardare a dire che disprezzare il male e far di tutto per evitarlo non è un'impresa complicata. L'azione si complica quando la cosa ci appare attraente e ne veniamo quindi sedotti. I cibi squisiti fanno gola a tutti e spesso sono rappresentati da quei piccoli peccati dai quali non riusciamo a staccarci. Non ci riusciamo perché ci regalano piacere e il solo pensiero di abbandonarli ci rattrista. Il nemico sa bene come raggirare l'uomo, convincendolo che non è poi così grave andare contro il volere di Dio, soprattutto se ciò che facciamo ci procura un benessere. Un benessere che ci fa stare bene con gli altri. Siamo degli illusi se la pensiamo in questo modo. Davide ha conosciuto il piacere della trasgressione e con esso anche la sua orribile conseguenza. È tornato a Dio e ha ricevuto il suo perdono, ma le conseguenze del suo errore sono rimaste inalterate. Se mai ci capiterà di essere attratti da cibi squisiti, valutiamo insieme a Dio se vale veramente la pena di tastare il loro sapore o se è meglio fuggire da essi il prima possibile. E anche il più lontano possibile. Padre buono, preservaci dal compiere quelle azioni che non appaiono poi così malvagie, ma dalle quali tu ci metti in guardia. Aiutaci a non vederle più come delizie, ma mostraci il loro aspetto corrotto, simile al marciume. Accogli questa nostra preghiera, Padre buono. Nel nome di colui che morì proprio per cancellare tutti i nostri cedimenti alle squisite trasgressioni. Amen. Buona giornata.